Credo che il comunicato stampa riassuma tutta l'attività del Consiglio federale di oggi. Chiaramente il tema, diciamo, di riferimento è stata sono state le riflessioni relative alle ammissioni, riammissioni, ripescaggi di alcune società a seguito di alcune carenze d'organico derivante dall'esclusione di alcune società. L'esclusione più evidente è quella che colpisce più di tutte il Palermo, con esclusione dal campionato di Serie B, ed è stato appunto riammesso il Venezia. Sono state escluse alcune società di Lega Pro, alcune società non hanno fatto domanda e quindi abbiamo proceduto alla riammissione di tre società in Lega Pro e due ripescaggi dalla Serie D. Un altro appuntamento importante oggi ha riguardato la nomina dei nuovi presidenti e vicepresidenti della Corte d'Appello federale, con la partenza fra qualche ora con una sorta di ricerca di manifestazione di interesse per completare l'organico della Corte d'Appello, sia per quanto riguarda la sezione giudicante, sia per quanto riguarda la sezione consuntiva. Stesso procedimento lo utilizzeremo per completare l'organico del Tribunale federale, vuoi per vuoti di organici derivanti da alcuni spostamenti tra Tribunale e Procura, ma soprattutto perché credo che il Tribunale debba ricevere ancora qualche supporto per rafforzare la sua attività. Ci sono state alcune modifiche regolamentari. Un'altra novità: oggi il Consiglio federale ha votato le nomine dei quattro rappresentanti della federazione in seno alla nuova divisione, che si completerà non appena è definito l'organico delle società di A e di B, con l'elezione dei tre rappresentanti delle società, e quindi l'organismo con i sette elementi procederà all'elezione del suo presidente. Eccomi. Se ci sono domande. Allora, la riflessione c'è su tutti gli organi di giustizia, come era già stato preannunciato nella piattaforma programmatica. Abbiamo parlato di riforma. Ci sono tutta una serie di aspetti di natura statutaria, di natura anche procedurale, che devono essere approfondite. È chiaro che la volontà è una volontà di procedere ad una rivisitazione degli organi di giustizia, senza toccare le sensibilità o le qualità, le capacità professionali dei singoli.